La gloria di Dio sia con tutti noi. Un buongiorno e una buona domenica a tutti quanti. Chiunque è in ascolto, che possa veramente la mano di Dio posarsi su di lui o su di lei, chiunque essa sia, e benedirla giorno dopo giorno, fino alla fine dei suoi giorni e Dio volendo nell'eternità. Vi abbraccio come se fossimo di presenza. A tutti. Amen. Bene, miei cari, nella grazia vogliamo leggere queste parole che il Signore veramente ci dà in Efesini 2. A Dio sia la lode e la gloria, in Cristo Gesù. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come gli come gli altri, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Fin qui la parola del Signore. Miei cari nella grazia, come abbiamo potuto leggere nella parola di Dio, Dio veramente è un Dio misericordioso, un Dio che dà veramente la gioia a tutti quanti. E se attesta queste parole perché siamo stati salvati per grazia, possiamo vedere come veramente i risultati della sua potenza si effondono in tutti noi. Se noi avevamo una mentalità che ci portava verso il nemico, lui ci ha tirato fuori da questa mentalità, ci ha ripuliti e ci ha dato una vita nuova, un'esperienza che solo nella nostra vita futura possiamo dire grazie al Signore per quello che ha fatto, come ci ha vivificato, come ci ha purificato, come ci ha rivestito con la sua grazia e con la sua potenza in questo mondo perduto, un mondo veramente che ci dava non solo illusione, ma come un riflesso, come sempre dico, il sole nel pozzo. Avete presente quando vi rispecchiate in un pozzo pieno d'acqua?
vedete la vostra immagine. Sì, vedete la vostra immagine, vedete il riflesso del sole, vedete anche qualsiasi cosa che è in riflesso in quell'acqua, ma è soltanto un riflesso. Se con un dito smuovete l'acqua, quell'immagine scompare. E questo è quello che faceva il nemico nella nostra vita. La nostra vita era un riflesso condizionato dal nemico che ci dava quell'illusione di quella via larga. Sapete quelle strade larghe, ampie, a due corsie, a tre corsie, a quattro, a cinque. Queste li vediamo qui in Germania dicono autobahn, l'autostrada in Italia. Sono belle larghe, si può viaggiare comodamente, ma quella strada larga, spaziosa, è la strada che porta alla perdizione. E oggi il Signore ci dice la salvezza per grazia, e noi abbiamo avuto questa salvezza per grazia, dobbiamo essere vivificati nel Signore e mostrare il nostro impegno, la nostra gioia, non soltanto come un riflesso condizionato come eravamo prima, ma stabile, avendo quella gioia di essere un riflesso per tutti gli altri. È come una luce che riaffiora nei nostri occhi, nel nostro viso, nella nostra immagine, e non soltanto nella nostra immagine, a tutto ciò che operiamo in questo mondo, perché noi siamo come testimoni, ciò che facciamo, gli altri prendono esempio. Se l'esempio che diamo è sbagliato, anche gli altri potrebbero essere influenzati da questo errore che noi facciamo. Sì, anche io ho fatto degli errori e oggi il Signore mi ha perdonato tutti i miei errori. E come vedete sto sentendo quel freddo caldo che il Signore sta trasmettendo nella mia vita e mi inculca nella mia mente: non ti preoccupare, Angelo, io ti ho salvato, ti ho purificato. Grazie. Vedete, il nemico mi stava mettendo a disagio, dicendomi: anche tu sei stato peccatore, anche tu sei stato un malvagio, anche tu hai fatto le tue, scusate che dico, le tue malefatte. Ma Gesù mi dice in questo momento: rafforzati, fai brillare i tuoi occhi. Fai brillare il tuo viso, risplenda la luce nel tuo volto e vai avanti, io ti rafforzerò. Grazie Gesù. Grazie. Vedete, non dobbiamo mai avere paura di ciò che il nemico ci può ingolfare in certi momenti di disperazione, di afflizione. Noi siamo stati lavati con il sangue di Gesù, accettando il suo sacrificio, abbiamo avuto una nuova dignità. A volte sì, è vero, veniamo meno. Veniamo meno a una parola, veniamo meno alla fede. Veniamo meno a certi argomenti con la natura e con noi stessi, ma Dio, il suo grande amore, è una potenza divina che nessuno potrà sconfiggere, nessuno potrà devastare, perché ciò che Dio opera è eterno. E così oggi è. Vorrei inculcare, ma non con effetto forzato, ma un effetto di amore. Amore, amore.
perché senza amore non avviene niente. L'amore è un riflesso che risplende. Anche con il pensiero, quando pensiamo a una persona, non dobbiamo pensare negativo, perché la persona non è qui presente davanti a noi. Vedete, io in questo momento sono solo con la mia webcam, ma non sto pensando che sono solo, sto pensando che migliaia di moltitudini di persone stanno guardando questo video. E a volte magari qualcuno pensa che è devastato da questa immagine di queste persone che guardano. No, assolutamente. Anzi, dobbiamo essere coerenti che chiunque ci guarderà avrà compassione di noi. Perché non lo facciamo per vanagloria. Non facciamo un qualcosa per essere egoista. Ma facciamo un'opera di Dio nella nostra vita e nella vita di chi ci ascolta e chi ci guarda. È vero, di nuovo il Signore mi sta invocando qualcosa. È vero, veniamo meno anche noi, ma questo meno che veniamo a volte non è colpa neanche nostra, ma qualcuno che ci influenza da lontano. Mettiamo che sia il nemico, è vero, ma a questo nemico chi è che gli dà spazio di farlo avvicinare, di farlo essere presente nella nostra vita? Chi è? Se non noi. A volte noi, mentre siamo incoscienti, lasciamo spazio al nemico di penetrare dentro di noi, perché le nostre sbarre, le nostre coperture non sono perfette e noi non li perfezioniamo al massimo, con la fede, con la speranza in Cristo Gesù. È vero che certe volte quando ci mettiamo nel medesimo aspetto di, come dire, di debolezza, lui, il nemico, prende forza di noi. Ora, quello che vi voglio inculcare, sempre non per forza, ma per amore, non lasciate spazio al nemico. Siate forti. La mattina quando vi alzate, il primo passo che dovete fare è, appena messo il piede per terra, in qualunque modo che lo mettete, inginocchiatevi e date gloria a Dio. E dire grazie, mio Signore, per questo nuovo giorno che stamattina tu hai operato per me. A volte, magari, dice, ma io mi alzo continuamente dal letto la notte per i miei problemi oppure per i miei bisogni, ma ogni volta che vi alzate, ogni volta che vi svegliate in quel sonno profondo, date gloria a Dio. Ma quando? 10 volte? 10 volte? 20 volte? 20 volte? Date gloria a Dio. Nell'istante che aprite gli occhi, date gloria a Dio e dite, Signore, mio Dio, Padre mio, oggi fai di me una persona forte, felice. Fai di me una luce dove tutti possono rispecchiarsi in me. E vedetevi, mentre che lo dite, come una fiamma che sfocia da voi, un riflesso
ma non il riflesso del polso, un riflesso stabile, stabile, una luce, che chiunque guardi questa luce che siete voi abbia la gioia, la potenza in Dio riflessa in voi. Questa è la cosa più bella della mia vita e spero che sia anche della vostra. Vedete vitale in voi, fate rispecchiare la forza e la potenza di Gesù. Vedetevi come Gesù operava, operate anche voi, perché nella parola di Dio sta scritto i miracoli che faceva Gesù, anche noi possiamo farli. Lo dice e lo attesta la parola di Dio, perché siamo stati creati all'immagine di Dio. Siamo tutti a immagine di Dio, e se Dio lo attesta nella sua parola attraverso Gesù, noi chi siamo che non lo possiamo adoperare questa sua parola? Oggi se crediamo con fede e con amore, miracoli possono avvenire, non solo nella nostra vita, non solo nella mia, ma anche nella tua che stai guardando. Se tu credi fermamente a questa fede di Dio e di Gesù, tu farai miracoli nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa e in tutto il mondo. Ovunque tu immaginerai, ovunque tu rifletterai la tua luce, lì arriverà. A volte la nostra fede è come un granello di senape, dice la parola di Dio, ma questo granello di senape, quando cade per terra e viene seminato, muore per dare una nuova vita. E se questa vita sboccia e produce è perché noi veramente non possiamo morire al peccato e dare una nuova vita a Cristo Gesù in Dio Padre. Dando il 100, l'80, il 60, il 40, il 30, il 20, il 10, come il 2, come l'1. Non è detto che tutti possiamo essere dei grandi seminatori, non è detto che possiamo essere tutti dei maestri, non è detto che possiamo essere tutti dei pastori, non è detto che possiamo essere dei diaconi, non è detto che dobbiamo essere tutti evangelisti, evangelizzare per le strade del mondo. No, noi possiamo fare del nostro meglio nel piccolo, cominciando dal nostro essere, nella nostra famiglia, a partire dal nostro cuore, donando quello superfluo che il Signore mette in noi agli altri. Con che cosa? Anche con la buona parola, la novella, che Gesù ha tralasciato 2017 anni fa, dandoci questa nuova dignità. Ebbene, miei cari, nella grazia, come dice qui in Efesini 2, la salvezza per grazia, noi abbiamo potuto sperimentare chi piano piano e chi veloce ha una grandezza superiore o mediocre o
come dire, a debiti, come dire, magari principiante, ma a noi sta lo sviluppo, se noi vogliamo, dando tutto noi stessi. E quando diamo tutto noi stessi, avviene il miracolo, perché quando il granello che seminiamo muore, muore totale. Non è che muore una parte di quel seme, come dire, l'1% muore e gli altri 99% vive. No, il granello del seme che abbiamo seminato muore totale e così dobbiamo morire noi tutti. Tutto di noi è rinascere a una nuova vita in Gesù. Miei cari, chi è che si avvicina alla fede di Dio deve dare tutto se stesso. E lì opera il miracolo di Dio. Il miracolo di Dio dice, vieni a me, figlio mio, dammi il tuo cuore. Dammi il tuo cuore, dice. E il cuore è uno solo. Dando il cuore a Dio, noi siamo niente più, come se non esistessimo. Questo vuol dire che come il seme muore quando viene trapiantato nella terra, così moriamo anche noi, quando diamo il nostro cuore a Dio. E noi vogliamo dire a Dio, Padre, prendi il mio cuore. È come se lo staccassimo con le nostre mani stesse e lo presentiamo a Gesù. E Gesù lo porterà a Dio come profumo soave, a Lui gradito. E lì avviene la metamorfosi. Avrai un cuore nuovo come quello. Vaso fatto dal vasaio, un vaso nuovo, un cuore nuovo, rigenerato. Avete presente quando il meccanico dice, mio caro, il tuo motore della macchina è rovinato, ci vuole o un motore nuovo o una rettifica. Rettificare il motore e mettere a posto ogni cosa. Questo avviene nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra fisica. Dando il nostro cuore a Dio attraverso Gesù, avviene una rettifica. Un cuore rigenerato. A essere rigenerato. Del cuore consiste di essere rigenerato tutto il nostro essere, la nostra vita, il nostro involucro. E quando il cuore viene rigenerato e noi lo assecondiamo, perché questo è il problema, miei cari, questo problema non risale che noi abbiamo dato il cuore a Gesù, lo abbiamo presentato, è come quel seme che abbiamo messo nella buca, lo abbiamo annaffiato, magari abbiamo annaffiato una volta, appena prende le radici, che scocciano le radici delle prime foglie, magari ci andiamo a divertire, in discoteca, a fumare la canna, a drogarci. No, perché se il seme appena sboccia è come quel cuore rigenerato, come quel motore rigenerato. Se quel seme che sboccia, quel cuore rigenerato,
quel motore rigenerato non viene coltivato, annaffiato, dandoci amore, dandoci quel nostro essere di creatività, quella pianta muore non appena sponda il sole, brucia le radici, non essendo annaffiata, muore. E quel cuore, non avendo che studia la parola di Dio, che la mette in atto e segue Gesù, e segue i fratelli e sorelle che cercano di aiutarlo a capire ciò che Dio vuole da lui, da lei. Questo muore. Il cuore appassisce. È come un fuoco. Se noi siamo un ramo e se siamo messi nell'insieme della Chiesa, nella famiglia di Dio, insieme, il nostro rame prende fuoco insieme agli altri. Vedete le mie dita? E prende forza. Il fuoco divampa. Il fuoco divampa nel nostro cuore, nella nostra anima, nel nostro essere. Ma appena vediamo qualche intemperie che il nemico ci mette davanti, che ci affascina con quella strada larga di nuovo e con quell'altro e con un bel pensiero, e ci tiriamo fuori dal fuoco, quel rame, il fuoco si spegne. Avete capito? Si spegne, quel fuoco si spegne. E come siamo noi? Quando ci allontaniamo da Dio, ci spegniamo. Non vorrei farla lunga, ma gli esempi sono chiari. Nella nostra vita ci deve essere sempre una costanza di avvicinamento nella famiglia di Dio e di Gesù, nella sua parola, studiando e mettendo in atto la parola di Dio in tutti i sensi. Ora, mia cara, nella grazia, come dice la salvezza per grazia, a volte certe persone dicono: ma la salvezza per grazia si è ottenuta e siamo a posto. No. Quando si è ottenuta la salvezza per grazia, quella grazia deve essere coltivata come quel seme che vi ho parlato poco anzi. Il seme, quando viene messo sulla terra e annaffiato, senza che noi mettiamo nient'altro, ma soltanto quell'affetto, quell'amore, quella pianta, piano piano, mentre noi la annaffiamo e gli diamo quel calore, quell'amore, quella pianta sboccia le prime foglie, porta a compimento i fiori, avviene il frutto di qualsiasi tipo. Non vi parlo di soltanto della senapa oppure di un fiore o di un albero, qualsiasi pianta è uguale il processo. Ci vuole quell'amore, quella costanza, perché a volte anche, mettiamo caso che la fede dice: ma io soltanto che sono tanti anni che sono nella grazia di Dio, che non c'è bisogno più che coltivo, più attaccando con questa fede, questa grazia, questa potenza perpetua. È come quell'albero che mentre è nella salute gli va un insetto, gli dà un morso e quell'albero si infetta. Al mio paese dicono che quando quell'insetto lo infetta,
C'è il grilletto, dicono c'è il vermuto di grilletto, che consiste che le foglie si arricciano e man mano che si arricciano cambiano di colore e diventano secche. E mentre si va arricciando, tutto altro pian piano si va infettando. È come il nostro essere, la nostra fede. Se noi, quando siamo arrivati a questo punto, diciamo queste parole, che non abbiamo più niente, noi ci ammaliamo. All'albero ci viene grilletto, a noi ci viene una metamorfosi, la negatività, il malessere, il male incurabile. A volte dicono, ma ci è venuto un tumore, ci è venuto il diabete, ci è venuto questo, ci è venuto quello. Miei cari, stiamo attenti. Stiamo attenti. Non diciamo mai e poi mai di non aver bisogno di Dio, ma siamo sempre esseri purificati, rigenerati da Dio e di Gesù, e dobbiamo dare sempre gloria a Lui. E stando in questa fede, in questo amore, in questa rigenerazione, noi provvediamo, ringioveniamo, il nostro essere diventa sempre più bello, più giovane. È come quell'aquila. A volte l'aquila arriva al punto che ha bisogno di becco nuovo, perché con molto beccare, si ci rompe anche il becco. E Dio, e Gesù, ci vivifica anche noi, come vivifica e gli dà nuovo aspetto all'aquila. Vedete, è come rigenera l'aquila, rigenera anche noi. È possibile? Sì, è possibile. Oggi, miei cari, nella grazia, vogliamo essere rigenerati perpetuo, dobbiamo stare perpetuo nella grazia di Dio. E non deviare né a destra né a sinistra. A volte succede, lo dico, è successo anche a me. È successo anche a me. Il nemico può anche distoglierci e noi inconsapevolmente siamo attratti da quell'affascinamento che vi ho parlato. Se vi ho parlato solo del pozzo, quei miraggi, e perché anch'io sono stato abbagliato e non sono diverso di voi, sono umano come voi, ma ringraziato Dio sia che appena mi vede o ti vede a te che stai cadendo, lui ti manda un messaggero, ti manda un amico, ti manda un angelo, ti manda, tra virgolette, un modo di poterti avvicinare a lui, ti avvisa. Ma se siamo testardi, che non vogliamo sentire il suo avviso la prima volta, la seconda, la terza, la quarta, allora ci sarà l'abbandono anche per noi. Ora, miei cari, siate allerti. Tutti possiamo sbagliare. Se la tua vita c'è stato un tempo di grazia nel Signore e oggi stai vivendo la tua vita lontano da Dio, non pensare, anche che hai fatto dei omicidi, anche se hai rubato,
anche se hai fatto delle rapine o, come dire, ti sei drogato. Ti sto elencando alcune cose magari principali. Anche che sei stata violentata, non pensare che la tua vita viene meno. Dio ti ama e oggi ti sta dando quel messaggio che ti ho parlato poco anzi. Ti sta avvisando attraverso la mia immagine, la mia voce e in questo video ti sta avvisando. Ora stesso, inginocchiati. Non aver paura, nessuno ti vede. Inginocchiati, ovunque ti trovi, e loda Dio, dicendo: Padre, grazie. Sì, papà. Miei cari, scusatemi, sono commosso. Ora stesso, come è stato per me, questa commozione può essere anche tua. In questo paese stesso, se ti commuoverai, sei entrato nella grazia di Dio. Quella grazia che Dio, in questo momento, ha dato a me, la dà a te. Qualsiasi cosa che hai fatto, omicidi, rapine, distorsioni, la cosa più peggiore del mondo, anche se avessi fatto la cosa più brutta, che dici non sono degno di appartenere più a Dio. No! Dio ti ama! Dio ti ama! E non vuole perderti. Anche se il colore fosse rosso come la porpora, dice nella parola di Dio. Lui ti laverà. Quel peccato che è così rigido, così rosso come la porpora. Lui lo farà diventare bianco, la tua anima, il tuo corpo risplenderà come a luce eterna, a luce eterna. Sapete cos'è la luce eterna? A volte vediamo dei baglioni che ci abbagliano. E non possiamo neanche guardare. È solo una parte di quello. Solo una parte. È solo una parte. Quando guardiamo col faro e ci proiettano davanti agli occhi, subito noi ci scostiamo la vista da quel raggio di luce. Ci scostiamo perché se no ci abbagliano gli occhi. Magari è una cosa immemorabile, indefinibile. Oggi mi sto prolungando troppo e anche allargando troppo. Non dovrei, perché non vorrei fare confusione alla vostra mente. Ma vorrei fare ordine nella vostra mente, dandovi il 100%. Grazie, papà.
Grazie. Figli miei, oggi se ascoltate la mia voce, e mettete in atto ogni cosa, io sarò con voi fino alla fine dei vostri giorni. Grazie. Grazie. Ti lodo, ti ringrazio con tutto il mio cuore, con tutto il mio essere. E dato che sono qui alla tua presenza, ti vorrei pregare. Orare. E benedetto. Non so neanche guardarti, perché non posso, ma so soltanto che tu sei qui e io sono lì dove tu sei. So soltanto che tu ascolterai questa mia preghiera. Oggi non voglio pregare per me, voglio pregare per i miei fratelli e sorelle, amici e anche nemici. Te li voglio presentare come un pacchetto completo ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo. So soltanto, Padre, che sto cercando di fare la tua volontà, perché tu vuoi che io faccia questo. E so soltanto che tu accetterai questo pacchetto che sto mettendo ai piedi del tuo figlio Gesù Cristo. E so ben sicuro che tu opererai in questi miei fratelli e sorelle, amici e anche nemici, di farli rigenerare, come hai fatto con me. Sono sicuro. Sì, Padre, e lo professo che tu lo farai al 100%. Padre, ti chiedo di rigenerare tutto il mondo, oggi, oggi. Chiunque sia metterà a predisposizione di ciò che tu mi hai fatto dire in questi lunghi anni, verso di te, verso il tuo figlio Gesù Cristo. Chiunque si accosterà alla fede verrà rigenerato. Grazie. Ti ringrazio, ti lodo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Ti voglio amare e lodare tutto il tempo che tu mi lascerai in questa terra e anche quando sarò al tuo cospetto, che tu mi chiamerai. Ti ringrazio, ti lodo, papà. Nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen.
Mia cara, la grazia, vi lascio, non un lascio separato, ma un lascio che siamo sempre uniti. Solo per qualche momento vi lascerò ai vostri servizi, al vostro via via della giornata, ma ci incontreremo presto, ancora. Dio, nostro Padre, ne ha piacere, e se ne ha piacere Lui, questo avverrà. Vi abbraccio come se fossimo qui di presenza, come faccio sempre, così stretti vicino al mio cuore, tutti quanti, uno per uno, e con un bacio con il cuore, vi amo fraternamente. Lascio il mio sito nel video, lo trascriverò tra poco, ve lo dico in mente, www.gesulalucedelmondo.it. Entrando in questo sito troverete anche il sito. Addio Orlando, ve lo scrivo qui. www.gesulalucedelmondo.it, sito di Angelo Piccone, fatto dallo Spirito di Dio attraverso Gesù. Troverete qualsiasi cosa che state cercando nella vita di Dio. Vi saluto e buon pranzo a tutti. Amen. Se vi piacerà, trasferite questo video in tutto il mondo. Amen. Pace del Signore. A Dio volendo, a presto.